Due forti scosse di terremoto hanno colpito nella notte la Turchia. La più forte scossa registrata era di magnitudo 7,9. La zona interessata è al confine con la Siria. Si è temuto tsunami sulle coste italiane. La Turchia meridionale è stata devastata da due forti scosse di terremoto. La prima registrata intorno alle 3:17 ora locale, qui in Italia erano le 2:17. Centinaia i morti, si cerca ancora tra le macerie. Terremoto nella notte in Turchia. Nella notte la zona meridionale della Turchia è stata interessata da una serie di scosse di terremoto di forte entità. La prima è stata registrata alle 3:17 ora locale, circa le 2:17 ora italiana. Due diverse sezioni del gasdotto che si trovano a circa 3 km di distanza. Intorno alle 7:30 di questa mattina sono state avvertite nella zona altre 7 importanti scosse di magnitudo superiore a 4.5. Anche queste scosse sono state registrate tutte nelle zone colpite nella notte dal terremoto. Per molte ore si sono temute possibili ripercussioni anche sul suolo italiano. Sono state lanciate diverse allerte tsunami per le coste siciliane, pugliesi e calabresi. L'allarme fortunatamente è rientrato nelle prime ore del mattino. Nonostante questo però la Protezione Civile ha invitato i cittadini a tenersi lontano dal litorale e dalle zone portuali. A scopo precauzionale intorno alle 6:30 di questa mattina è stata sospesa la circolazione ferroviaria su tutta la Sicilia, la Puglia e la Calabria, ripristinata poi intorno alle 7:15. Sostegno da tutto il mondo. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha dato incarico all'Agenzia di Sviluppo Internazionale di poter valutare le possibilità di aiuto per la Turchia e la Siria, al fine di andare ad intervenire nelle zone che sono state colpite dal terremoto. Anche l'India offre il suo aiuto alle zone terremotate. A parlare è stato proprio il premier indiano Narendra Modi, offrendo tutta l'assistenza di cui hanno bisogno per permettere al popolo turco di far fronte a questa tragedia. Anche il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani, ha messo a disposizione della Turchia tutto l'aiuto possibile offrendo la Protezione Civile italiana per poter intervenire nelle zone colpite. Il presidente Zelensky si è dichiarato pronto ad offrire l'aiuto necessario al popolo turco e a tutte le persone che al momento si trovano in difficoltà a causa del terremoto. La Grecia ha mobilitato le sue risorse per poter fornire un'assistenza immediata sul posto.
È questo quanto riportato dal premier greco Kyriakos Mitsotakis.